Ragazzi, prima di cominciare il video vorrei nuovamente scusarmi perché sabato non è arrivato il video di recensione dell'anime di Watamote. Inoltre vi avverto che nel video ci saranno numerosi spoiler, restano siete in pari con gli ultimi episodi della serie, vi sconsiglio la visione del video. E inoltre vi avverto che mercoledì avete delle sorprese e che se volete delle anticipazioni riguardanti il video, vi consiglio di passare sulla mia pagina Instagram. Inoltre fatemi sapere se avete letto le sinossi degli episodi 103, 104, 105, 106 di Dragon Ball Super e in caso fate sapere cosa ne pensate nei commenti. E inoltre fatemi nuovamente sapere cosa avete pullato dai ticket delle patch di Budget Eolica. Per finire, vi avverto che se sabato i video di sabato non saranno recensione, sarà quasi sicuramente un video che vi ha riguardato il mondo di Dragon Ball. Ora vi lascio il video e vi auguro una buona visione. Buongiorno a tutti, sono MangaGamer04 e benvenuti in questo nuovo video recensione degli episodi di Dragon Ball Super. Bene, oggi andremo a parlare dell'episodio numero 102. Allora, questo episodio, sinceramente, quando ho cominciato a vederlo pensavo avessi sbagliato link perché ero quasi del tutto convinto fosse un episodio di Sailor Moon, ma sfortunatamente mi sbagliavo. Quindi cominciamo subito con la trama dell'episodio. Allora, in questo episodio vengono mostrati i tre guerrieri dell'universo 2, cioè Brian, Sanka e Su. Questi tre guerrieri si erano preparati appunto ad una trasformazione. Durante appunto la trasformazione di questi tre guerrieri interviene C17 che annulla appunto il processo di trasformazione. Goku prega C17 di far continuare la loro trasformazione, anche Toppo interviene e questi tre personaggi si trasformano. Allora, durante poi, prima o dopo il processo di trasformazione, tra l'altro, viene mostrato all'interno del Godpad di Zeno-sama i due nuovi Namecciani che fanno parte del team dell'universo 6. Avevano già mostrato questa immagine di anteprima, però non ho mai avuto l'occasione di vederla e l'ho vista all'interno di questo episodio. Bene, dopo la trasformazione di Su, Brian e Sanka, cominciano i combattimenti. Inizialmente Brian si scaglia contro Vegeta, poi Brian fa una mossa particolare, una specie di ruota di fuoco che Vegeta evita appunto questo attacco. Questa ruota di fuoco continua e colpisce un membro dell'universo 10. Poi si vede Su che combatteva contro Goku, che grazie ai suoi colpi veloci tentava di buttarlo fuori dal ring. Dopo questa scena, appunto, Piccolo e tutto il team di Gohan si decide di dividere appunto per poter combattere gli avversari singolarmente. C17 poi si vede che combatteva appunto contro Sanka. Il combattimento iniziale, allora, innanzitutto si vedeva all'inizio del combattimento C17 doveva soltanto evitare i colpi che gli tirava Sanka. Che poi Sanka aveva anche delle abilità particolari, che era una specie di mezzo gatto, quindi comunque aveva dei vantaggi anche grazie al ring che era semidistrutto e riusciva ad attaccare più velocemente. Poi C17 attacca e Sanka viene quasi spazzata via, però viene aiutata da Vical, un altro membro sempre dell'universo 2. Allora C17 decide appunto di fare sul serio, colpisce Vical, la manda fuori dal ring. Sanka naturalmente si infuria. C17 allora comincia il combattimento contro Sanka e mostra una mossa veramente particolare, una specie di come se C17 potesse creare una luce fisica. Cioè, non la luce di norma è un elemento che non si può toccare. C17 invece crea una specie di luce solida. Non si è capito, è un attacco particolare, va analizzato. Poi all'interno dell'episodio viene mostrata anche un'altra famosa tecnica di C17, anche comune degli androidi, appunto la barriera androide, che mi è piaciuto parecchio. E comunque riesce a buttare Sanka fuori dal ring. Allora, Brian a fine episodio si infuria appunto per la perdita delle compagne e niente, l'episodio termina così. Passiamo alle mie opinioni. L'episodio mi è piaciuto veramente tanto. Allora, i
Innanzitutto, lasciando stare l'episodio in sé per sé, l'episodio in sé per sé è stato niente. Cioè, nel senso, non ha molto da offrire. Mi è piaciuto veramente, mi è piaciuto tantissimo il comportamento di C-17 all'interno dell'episodio e anche il combattimento contro Sanka, l'ho adorato, mi è piaciuto veramente tanto. Goku non fa praticamente nulla, in questo episodio non fa niente, fa solo marcare il fatto che voleva combattere contro Jiren. Vegeta appare per pochissimo, a differenza della sigla che ci aspettavamo, un lungo scontro con Brianna, lui non fa assolutamente nulla, almeno per ora. C-17 è stato il miglior personaggio della puntata, veramente. Invece per l'aspetto grafico l'episodio è stato uno che li vedi coppia. Però l'unica pecca che non mi è dispiaciuta sono state le numerosissime scene riciclate. C'è stata una scena in cui veniva inquadrato la Dea della Distruzione dell'Universo 2. Praticamente l'hanno ripetuta 4 volte, 4-5 volte come scena, ed è stata l'unica pecca dell'episodio. Però, naturalmente, quello di utilizzare immagini già create ha permesso un maggiore aumento di qualità grafica delle altre parti. L'episodio, come ho detto in precedenza, mi è piaciuto. Sarò molto curioso di vedere appunto quali saranno questi due combattenti dell'universo 6 Namekiani. Sono molto curioso appunto di vederli. E niente, passiamo all'anticipazione dell'episodio. In anticipazioni, Gohan si vede che decide di combattere contro i membri dell'universo 10, scusate, e deve chiamare Piccolo per eseguire un attacco combinato appunto perché questi membri dell'universo 10 sembrerebbero riuscire a respingere qualsiasi colpo. Bene, le anticipazioni terminano con Gohan in forma suprema che fa una Kamehameha che si sta preparando e a fine episodio vengono inquadrati It, Goku e Dispo. Allora, non dico mai le sinossi, non parlo quasi mai delle sinossi, però avevo letto nelle sinossi che ci sarebbe stato uno scontro appunto fra Goku e It contro Jiren, scusatemi, Dispo e Toppo. E niente ragazzi, queste sono le anticipazioni dell'episodio. Allora, il momento clou per eccellenza dell'episodio è stato a tutti gli effetti il combattimento fra C-17 e Sanka. È stato un combattimento che ho apprezzato tantissimo. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Penso che C-17 sia uno dei miei personaggi preferiti della saga perché veramente si comporta in una maniera fantastica. No, lo sto apprezzando veramente tanto. E niente ragazzi, allora per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della puntata. Fatemi sapere se avete saputo della famosa cosa del cioccolato giapponese di Goku, dove veniva mostrato un Goku dietro appunto al cioccolato alla sua nuova trasformazione, in cui si vedevano naturalmente nell'immagine solo i capelli. Fatemi sapere che cosa ne pensate dell'episodio, di questa cosa. Vi ricordo di lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, quindi da OneGamer04 è tutto e ad un prossimo video. Ciao!